Allora, innanzitutto, con questa presentazione noi andiamo a introdurre l'edizione ventesima, quindi la ventesima edizione di Logimaster che appunto andrà da gennaio a dicembre 2021. Io sono la professoressa Barbara Gaudenzi e sono direttrice di Logimaster. Sono qui presenti collegati con me anche il professor Ivan Russo Buon pomeriggio. che collabora con noi nella gestione della comunicazione e rapporti con le imprese e la dottoressa Francesca Bercelli, che è la segretaria del master. Allora, inizio subito con una prima introduzione relativamente al target del nostro master. Il nostro master ha una storia pluriennale, è il master più longevo dell'Università di Verona e da sempre si rivolge tipicamente a due target. I giovani laureati desiderosi di accelerare il proprio futuro in una carriera manageriale, ma anche professionisti che abbiano una seniority un po' più avanzata e che vogliono attraverso il master aggiornare le proprie competenze. Come vedete indicato all'interno del nostro master, quindi abbiamo un'aula di non più di 30 partecipanti. Selezioniamo infatti i partecipanti al fine di poter avere un'aula molto performante, diciamo così. I criteri di selezione sono da parte nostra la forte motivazione. Risultati accademici, che vuol dire possedere una laurea triennale o anche magistrale in tematiche affini agli sviluppi della logistica e del supply chain management, e poi come soft skill un forte orientamento al problem solving e al lavoro di squadra, che sono, diciamo così, le caratteristiche maggiormente cercate oggi nei partecipanti. In particolare, alcuni numeri del master, diciamo così, che caratterizzano il nostro posizionamento storico, sono qui riportati. Come dicevo, il master è attivo da 20 edizioni e fino ad oggi ha diplomato più di 400 allievi. Da 18 anni abbiamo inoltre attivato un premio, che è l'Ex Alumni Award, che viene consegnato il partecipante per ogni edizione, che svolge un progetto di internship particolarmente rilevante, particolarmente significativo dal punto di vista della valutazione aziendale, nonché l'Ex Alumni Award, che rappresenta invece la premiazione di un profilo di ex allievo che abbia conseguito importanti risultati nell'ambito della propria carriera professionale dopo aver frequentato il Logimaster. Nella nostra esperienza abbiamo avuto più di 30 aziende sponsor, quindi aziende che sostengono il Logimaster, investono in Logimaster e di conseguenza sono motori attivi nella formazione degli allievi. Il gestore ce li avevi un po' se ricordo, giusto? Vi invito cortesemente a spegnere i microfoni. Sta partecipando gentilmente, se può spegnere il microfono, così riusciamo a non avere ritorni di voce. In aula abbiamo poi una pluralità di docenti e manager. Uno dei nostri punti di forza è appunto quello di avere un'aula molto ricca di testimonianze, sia accademiche che professionali. Infatti abbiamo circa 50 docenti manager che portano testimonianze dirette e pratiche, nonché docenti accademici provenienti da più università. In particolare coinvolgiamo 20 università indicativamente, molte italiane ed alcune anche straniere, sia dal mondo anglosassone che dagli Stati Uniti. Un KPI per noi molto importante, che ci permette di capire qual è ovviamente il successo del nostro progetto formativo, è il tasso di assunzione. Abbiamo un placement occupazionale del 95%, diciamo alla fine del master, in quanto noi misuriamo il nostro placement dopo 3 mesi dalla fine del master, ma in realtà ogni anno vediamo che è sempre più alta la percentuale degli allievi che già alla data di chiusura di discussione del loro progetto finale, di fatto hanno già in mano un contratto lavorativo e questo per noi è un indicatore molto importante.
Una breve carrellata sull'evoluzione del nostro master e la storia del nostro master. Esso è stato in realtà fondato come inizialmente corso di perfezionamento in logistica distributiva ancora nel 94, quindi non ha soltanto 20 anni, ne ha un po' di più. Il master quindi fu fondato come corso di perfezionamento grazie all'idea e alla vision del fondatore, il professor Antonio Borghesi, e dal commitment molto forte del consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa. Negli anni si è poi evoluto e quando il territorio in particolare ha richiesto competenze e conoscenze sempre più approfondite in questo ambito di studi, abbiamo ritenuto necessario sviluppare non più solo un corso di perfezionamento, ma un vero e proprio master, che quindi dal 2000 è divenuto un vero e proprio progetto formativo, un master di primo livello, ed è il più longevo, appunto, come dicevo prima, dell'Università di Verona. Quali sono i nostri fattori di successo? È sempre importante misurare i KPI, come dicevo prima, i numeri che ci caratterizzano, ma anche valutare il posizionamento competitivo. I nostri fattori di successo, diciamo, sono fondamentalmente 5. Una formazione tecnica molto specialistica e approfondita su tutti i temi di supply chain management, trattati dal punto di vista multidisciplinare, sia per tematiche ma anche per approccio, quindi sia un approccio accademico, scientifico e anche un approccio applicato. Un team di docenti quindi molto vario, sia provenienti dal mondo della consulenza che della docenza, delle imprese e dal mondo ovviamente accademico, e poi anche la ricerca scientifica internazionale che noi svolgiamo. Infatti apparteniamo noi come docenti, non soltanto coordinatori di Logimaster, a diversi network di ricerca dove siamo specializzati nelle nostre tematiche appunto specifiche, e questo ci permette di costruire e creare ponti e collegamenti con i migliori atenei all'estero, portando quindi sempre in aula ricerca scientifica, approcci innovativi e quindi creazione di valore per le imprese. Inoltre, allo stesso tempo, un nostro fattore di successo è la capacità di attrarre le aziende sponsor, le aziende partner con servizi personalizzati, che vanno ovviamente a beneficio anche degli allievi che partecipano al master, in quanto possono poi trovare un network di imprese pronte a sponsorizzare il master e a collaborare poi nei progetti di internship molto coinvolte e molto ingaggiate. Per quanto riguarda il progetto formativo Logimaster, esso è fondato sulle Logimodel. Il Logimodel infatti è il nostro come dire, punto di riferimento, il nostro modello di business. Nasce dal fatto di aver costruito e costruire negli anni un forte collegamento fra università e business, quindi ricerca e mondo delle aziende. Le aziende sponsorizzano il Logimaster e noi restituiamo alle aziende competenze e know-how. In particolare, un tempo le aziende investivano in Logimaster per avere visibilità. Oggi invece per le aziende il ritorno sull'investimento è dato dal fatto di poter trovare in Logimaster una fucina di talenti e di futuri collaboratori e partner. Per cui il core, diciamo, di questa relazione università-aziende sta proprio nel fatto di poter fare recruiting dei nostri allievi, poter coinvolgere gli studenti del Logimaster nei progetti di internship, assumere e portare allo stesso tempo le proprie testimonianze, le proprie metodologie di lavoro in aula per un confronto con gli allievi. Quindi lavoriamo su una community di Logimaster che è composta, come citavo prima, da più di 400 diplomati che hanno raggiunto negli anni evidentemente livelli di seniority importante, che sono coinvolti nei nostri network e nelle nostre relazioni. E quindi il fatto di voler in particolare adattare sempre con un approccio molto innovativo i nostri modelli di gestione alle richieste di mercato. Come dicevo, quindi, le nostre eccellenze sono basate su una rete di docenti, professionisti ed esperti provenienti da atenei e aziende nazionali e internazionali, molte imprese che partecipano come partner ma anche come testimoni in aula. Organizziamo ogni anno almeno 5 visite aziendali, qui siamo stati molto prudenti nel definire 5 visite perché in realtà ogni anno ne organizziamo alcune in più.
Dovremo ovviamente vedere con la situazione in essere, quindi con la gestione della pandemia, se riusciremo a organizzare il numero solito, consueto di visite o se troveremo modelli alternativi di incontro e contatto con le imprese attraverso evidentemente dei webinar. Se sarà possibile, come abbiamo sempre fatto, ci recheremo fisicamente in azienda per poter visitare diversi siti. Abbiamo un'unica Logi Community che raccoglie e riunisce in sé appunto docenti, esperti, allievi ed ex allievi. Il percorso formativo quindi si struttura in due fasi. Gennaio-giugno, periodo di formazione in aula della durata di 360 ore, in cui andiamo a svolgere sia una parte di studio tecnico e metodologico, ma anche dove andiamo a effettuare visite, role play e dove portiamo appunto le ultime frontiere della ricerca accademica e scientifica che svolgiamo ogni giorno. E poi la parte pratica, diciamo applicativa, l'internship in azienda, che ha una durata di minimo 250 ore e che generalmente si contestualizza nel periodo luglio-novembre. Le aziende che accolgono gli allievi sono in primis le aziende sponsor che appunto con un grande commitment identificano progetti di logistica e supply chain management su cui fare il recruiting degli allievi e noi effettuiamo una selezione molto attenta allievo azienda, al fine di poter matchare le esigenze dell'azienda sia sul fronte delle conoscenze che sul fronte delle soft skill con i profili che abbiamo in aula. Parliamo di internship, ma possiamo anche parlare di project work in quei casi in cui l'allievo effettui l'internship nell'azienda dove già è dipendente. Al termine del percorso formativo, gli allievi presentano in un workshop finale il risultato del proprio progetto di internship in sede di esame. Per quanto riguarda il percorso d'aula, esso prevede, quindi il periodo da gennaio a giugno, esso prevede tre prove di valutazione, tre esami. Due sono esami in forma di multiple choice question, quindi domanda e risposta multipla, e poi vi è un ultimo esame che si colloca temporalmente a fine giugno, in cui invece si va a porre un case study e gli allievi sono chiamati appunto a rispondere in modo articolato a questa problematica, a questo caso aziendale, utilizzando le diverse tecniche e metodologie acquisite durante la parte d'aula. Quindi un percorso valutativo che segue il progetto formativo con appunto tre prove di valutazione durante la parte d'aula e poi un'ultima presentazione del project work o del progetto di stage svolto in azienda per poi la presentazione nel workshop finale. Come dicevo, il nostro obiettivo è quello di formare supply chain manager e logistics manager. Quindi posizionandoci con un'altissima qualità e in un'ottica di alta formazione. E da questo punto di vista noi costruiamo proattivamente persone che non siano solo inquadrabili con queste due parole, quindi logistics manager o supply chain manager, ma che rispondano ai cosiddetti logi jobs, come noi li abbiamo definiti, cioè i lavori innovativi che oggi il mercato richiede all'interno della logistica e del supply chain management. Qui trovate elencate una serie di etichette, diciamo così, che possiamo associare alle professionalità più innovative, più ricercate in questi contesti e ai quali noi rispondiamo creando appunto le opportune conoscenze e competenze grazie anche alla parte pratica in azienda. Punto di forza quindi da parte nostra è l'approccio applicato. Approccio applicato che vuol dire portare in aula testimonianze, andare noi in visita, qui vedete alcune immagini di visite che abbiamo svolto durante la parte d'aula e poi approccio applicato che si traduce naturalmente nel percorso di internship. Internship che è possibile grazie alla rete di relazioni, come dicevamo prima, e al sostegno attivo delle aziende. Qui vedete elencati alcuni dei brand delle aziende sponsor della nostra 20ª edizione. In realtà non sono tutte perché avremo anche altri sponsor, però questi sono quelli confermati fino ad oggi e che sono desiderosi appunto di accogliere presso i loro siti gli allievi del Logimaster.
Come dicevo, cosa non da poco, il ritorno sull'investimento da parte delle nostre aziende sostenitrici è soprattutto quello di poter effettuare un recruiting attivo in aula, per cui stage, ma anche e soprattutto momento di collaborazione per veramente mettere a fattor comune testimonianze, esperienze e know-how acquisito in aula. Come dicevo, il workshop finale è un momento di presentazione dei risultati, non solo di esame, ma soprattutto di presentazione dei risultati nei percorsi formativi di ogni allievo, in cui dunque celebriamo, dando anche visibilità ad ogni partecipante al master, presentiamo delle tematiche di particolare rilievo e avanguardia relativamente ai temi di logistica e supply chain management, e contestualmente anche consegniamo i diplomi ai nostri allievi. Per quanto riguarda nello specifico le tematiche in cui strutturiamo Logimaster, farei una breve carrellata per farvi vedere appunto come si strutturano i macro argomenti del master. In primis, il primo modulo, diciamo così, il primo macro argomento riguarda i trasporti, le infrastrutture e quindi le ottimizzazioni nei flussi di merci e di servizi. Per cui il primo modulo riguarda in particolare gli interporti, come dicevo, la logistica dei trasporti, il focus sulle varie modalità e sull'intermodalità, il tema, la tematica della contrattualistica, dell'ottimizzazione delle rotte e della qualità e della sicurezza. Successivamente, il secondo macro argomento riguarda l'operations management, quindi sistemi ERP, business intelligence, software selection, RFID applicato alla logistica, misurazioni economico-finanziarie fino ad arrivare ai KPI, ai modelli innovativi di applicazione del Six Sigma, e poi le tematiche proprio che vanno a ripercorrere il supply chain management da monte a valle, quindi gli approvvigionamenti, andando anche a toccare le tematiche inerenti alla digitalizzazione, quindi l'e-procurement, aste online, relativi role play, vendor rating, warehouse management, la gestione delle scorte anche dal punto di vista dell'inventory management, strategie quindi di outsourcing, insourcing, l'applicazione di blockchain sostenibilità all'interno della supply chain. Per poi arrivare ovviamente alla distribuzione, la gestione della logistica distributiva, customer service audit e tematiche più inerenti, un modulo direzionale, quindi il macro argomento direzionale che riguarda project management, risk management, process mapping, change management, applicazione di simulazioni, supplier relationship management, demand management, reverse logistics. Quindi tutti gli ambiti dove portiamo sia competenze di carattere tecnico-metodologico ed anche testimonianze pratiche e esercitazioni, role play, lavori di gruppo tra gli allievi. Come dicevo, dopo la parte d'aula vi è poi l'internship e vorrei fare alcuni esempi di tematiche su cui gli allievi hanno focalizzato i loro progetti di internship nelle imprese. Per esempio, abbiamo avuto un allievo in particolare che ha effettuato un progetto sulla pianificazione della logistica per l'esercito in un contesto multinazionale. Molti invece sono i progetti che riguardano, quindi molti sono gli allievi che seguono invece i progetti relativi, per esempio, alla creazione di sistemi automatici per la tracciabilità dei prodotti alimentari a temperatura controllata. Abbiamo avuto casi anche di progetti focalizzati sull'implementazione della blockchain, non solo in imprese grandi, ma anche in imprese di dimensione più contenuta. Mappatura dei processi passivi e l'implementazione dei sistemi ERP, ottimizzazione delle scorte presso i fornitori, creazione e implementazione di sistemi informatizzati per monitorare i costi di trasporto, riorganizzazione dei resi, oppure la riduzione dei lead time nella evasione degli ordini, studi di fattibilità per la creazione di nuovi magazzini, software selection, quindi applicazioni web-based, benchmarking degli indicatori di performance, analisi previsionale per la saturazione degli spazi logistici, simulazione di nuove supply chain o, per esempio, vendor management inventory. Questi sono alcuni esempi che chiaramente non sono esaustivi, ma che danno l'idea di quanto ampio possa essere lo spettro dei progetti che poi andiamo a svolgere grazie appunto alla collaborazione con le imprese. E,
concluderei a questo punto con una breve carrellata anche sulla rassegna stampa che ci caratterizza da sempre e che appunto è come dire, un indicatore della visibilità che Logimaster ha sulla stampa locale ma anche sulla stampa nazionale, in particolare facendo riferimento ai periodici di logistica, di supply chain management che ci seguono sempre con grande interesse, che pubblicano le nostre, i nostri studi, ma che anche raccontano quello che facciamo durante, per esempio, i nostri convegni e che permettono quindi di dare, di avere visibilità anche agli allievi, evidentemente, oltre che alle imprese. Negli anni abbiamo organizzato vari convegni, per esempio dallo sviluppo internazionale ai tavoli di lavoro sulla cosiddetta maledetta logistica, questo è un progetto, un evento che organizzammo 8 anni fa, ma anche i nostri, per esempio, articoli sulla logistica integrata e le sfide future, piuttosto che gli articoli comparsi sulle riviste come Logistica e Management, per esempio, quindi dove addirittura ci hanno indicato come l'università che insegna la perfetta logistica. Siamo stati etichettati come nel giornale della logistica, per esempio, come coloro la fucina di creazione di talenti che creiamo la gioventù logistica. La pausa di valore invece fu il convegno che organizzammo per celebrare i 10 anni di Logimaster, in particolare presso la sede di Calcedonia a Verona, e poi premi e riconoscimenti che sono nati dalla collaborazione di Logimaster e le imprese, per esempio Steph in collaborazione con Logimaster ottenne un premio per la creazione dell'Accademia dei KPI, oppure appunto vari articoli che raccontano quello che abbiamo narrato attraverso appunto le nostre testimonianze e collaborazioni aziendali, per esempio in Volkswagen Group o parlando profusamente di Omnichannel Retail e quant'altro. Ecco, ampia la nostra rassegna stampa, quindi, come dicevo, a riprova del fatto che abbiamo un logi model che funziona, in quanto è fondato appunto sulla collaborazione fra centri di ricerche, aziende e ovviamente talenti, che sono i giovani ragazzi che crescono con Logimaster e che diventano i manager di domani. Una cosa positiva, infatti, che raccontiamo sempre con grande piacere, è che quando andiamo a visitare le aziende ci capita molto spesso di trovare ex allievi che hanno raggiunto posizioni importanti e che quindi, per esempio, ci accolgono nelle imprese come logistics manager che cercano magari di creare nuove collaborazioni, nuove partnership. Abbiamo per esempio anche in questa immagine che vedete qui sulla destra la premiazione a Logistics Day 2017, dove appunto l'impresa che consegnava il premio era rappresentata da un ex allievo di una prima edizione del master, quindi appunto un passaggio di testimone tra ex allievi e allievi che proprio sancisce il valore della nostra Logi Community. Ecco, questo è, secondo me, quanto di più efficace possiamo raccontare. Ecco ancora alcuni articoli che raccontano anche la collaborazione, per esempio, fra Logimaster e SpeedHub, quindi l'incubatore di innovazione. E ecco, questa è un po' la presentazione di Logimaster che volevamo condividere con voi, innanzitutto per favorire un momento di confronto, raccogliere le vostre domande e i vostri spunti. Ovviamente noi siamo master incardinato presso l'Università di Verona, il Dipartimento di Economia Aziendale. I nostri riferimenti sono qui riportati, li trovate sul sito internet, li trovate su Facebook, su LinkedIn e evidentemente sono il collegamento è con la nostra segreteria organizzativa che è incardinata qui presso il Dipartimento, dove la dottoressa Bercelli, che è qui collegata con noi oggi, risponde tempestivamente ed efficacemente a tutti i quesiti che possano esserci. Non da ultimo giova ricordare che siamo incardinati in una sede, in un sito tecnologicamente molto avanzato, la Santa Marta, quindi la sede dove è incardinato il nostro Dipartimento di Economia Aziendale, è dotata di aule estremamente confortevoli, tecnologicamente molto ben dotate, che ci permettono quindi di ospitare le lezioni, garantendo anche la possibilità di rispondere
alle esigenze che questo momento storico ci pone, quindi il fatto di dover fare anche lezioni registrate o lezioni in streaming, quindi con una capacità di risposta e di servizio molto molto buona. Infatti negli ultimi anni storicamente il master vedeva le proprie lezioni presso le aule del centro direzionale dell'Interporto Quadrante Europa, che è il nostro principale sponsor da sempre. Per il 2021 programmiamo di effettuare le nostre lezioni qui presso l'Università di Verona, presso la Santa Marta. Alcune lezioni sicuramente le faremo anche presso il centro direzionale dell'Interporto Quadrante Europa, ma quest'anno prevediamo, stante la situazione in essere, l'emergenza pandemica che stiamo tutti vivendo, contestualizzeremo e baseremo le nostre lezioni qui presso la Santa Marta in modo da poter garantire la presenza in aule dotate delle più avanzate tecnologie. Chiaramente siamo resilienti, capaci di gestire ogni situazione, pertanto nel momento in cui dovessimo dover switchare da una didattica in presenza ad una didattica esclusivamente a distanza, lo faremo, ma finché non sarà strettamente necessario, ovviamente toccando ferro, noi siamo dotati appunto di aule molto confortevoli e comunque tecnologicamente avanzate. Ricordiamo che l'Università di Verona ha scelto un modello di didattica duale, il che vuol dire possibilità di assistere le lezioni da remoto, ma soprattutto possibilità di essere in aula, ed è quello in cui noi crediamo molto. Il fatto di poter garantire un alto livello di servizio e coinvolgimento ai nostri allievi a tutti i livelli, frequentando in aula le nostre lezioni. Io direi che ho concluso, per cui se avete domande lascio volentieri lo spazio scusate, ai vostri dubbi, ai vostri quesiti.